Ciao congelati, benvenuti ad un altro episodio delle interview insieme ad Artico. Oggi siamo insieme a Maurizio Polloni nella posizione di Via Boltraffio 11 per parlare di gelato, storia di gelato, gusti e tantissime altre cose insieme. Adesso vogliamo partire con l'intervista parlando un po' di Artico, magari Sì. perché si chiama Artico, da dove viene, magari un po' della storia, magari qualche cosa che non sappiamo. Allora, beh, perché si chiama Artico? Diciamo che è stata una riunione tra, siamo quattro soci, praticamente, tre soci. E ovviamente prima dell'apertura di un'attività ti ritrovi e ognuno sparla le sue. Poi dopo ti rivolgi ovviamente magari a un consulente, no? Per quanto riguarda il marchio, per quanto riguarda il logo, e ti fa alcune proposte. Tra tutte le proposte ce n'erano parecchie, c'era anche Artico all'interno, Artico Antartico, c'era dentro un po' di mondo di freddo, no? Il giorno dopo, 3 giorni dopo, ci siamo ritrovati di nuovo e il ragazzo, la persona che doveva in qualche modo condurci poi al marchio, ci chiede: tra tutti quelli che avete letto, che avete visionato, qual è quello che vi ricordate? E 3 su 4, Artico ce lo siamo ricordati tutti, il resto era nebbia. Per cui era un qualche cosa che, bene o male, era facile da ricordare, era facile da tenersi a mente. giusto. Quindi abbiamo utilizzato quello, niente di che, cioè niente di così. Beh, un piccolo aneddoto che fa parte E della oh, storia di sì, Artico. diciamo che nasce un pochettino così, no? A Certo. caso, però era un nome che tutti quanti ci siamo ricordati. Ottimo. Infatti Quindi ormai come il gelato, quando non lo mangia se lo ricorda, ce lo insieme al ricordiamo, vabbè, nome. insomma, l'età già era abbastanza avanzata, figurati quegli altri se la ricordano anche prima, no? Qualche nome complesso diventa un pochettino più difficile Certo, da memorizzare. è subito riconoscibile. Ormai noi non lo dimentichiamo mai anche quando mangiamo il gelato. Infatti adesso, visto che Artico un po' lo conosciamo, è famosissimo a Milano, vogliamo chiedere delle cose che magari non sappiamo di Artico. Magari tre cose che non sappiamo di Artico che ci potresti raccontare. Allora, tre cose. Allora, la prima è la produzione, cioè noi non abbiamo una produzione per scorte, quindi Artico non lavora per scorte, l'Artico prende e comincia a lavorare, a fare produzione intorno alle 10 di mattina con l'apertura del negozio, quindi affiancato sempre da un operatore che poi mette a posto il banco, mette fuori il gelato, schede di produzione, si inizia la produzione. Il laboratorio interrompe la produzione alle 11 di sera, quando la chiusura è mezzanotte, quindi anticipa di un'ora il fermo per sistemare e riordinare praticamente il laboratorio, e quindi è una produzione praticamente seguendo il consumo, quindi noi non abbiamo scorte in laboratorio. Questa è una prerogativa che ci permette di avere un prodotto comunque sempre fresco. Già, questo Altre è diciamo cose. un grande scoop, è importante perché Altre tante volte cose. no, non si sanno queste cose, altre cose sono sicuro che ne hai tantissime Beh, da diciamo raccontarci. che la scuola, Artico ha una scuola di formazione, il gruppo Artico ha una scuola di formazione. Scusami se interrompo, infatti adesso in questo momento siamo dentro la scuola di Artico, che è proprio vicino alla gelateria in via Paolo Lambertenghi, giusto? Esatto, assolutamente in isola tutte e due, la scuola che poi nasce, per poter così insegnare questo tipo di prodotto, almeno la nostra filosofia di produzione e il gelato artigianale italiano, all'interno di una struttura idonea a poter far questo. Nei laboratori non si può fare, quindi, cioè, noi siamo una delle poche realtà, credo, che si dà un tetto anche per quanto riguarda il lavoro. Oltre questo quantitativo di lavoro, noi non siamo disposti a farlo, piuttosto fermiamo un attimo, perché aumentare il lavoro vuol dire diminuire la qualità, non c'è niente da Certo, fare. giustamente la qualità, infatti poi noi adesso siamo nella scuola di Artico, però infatti come parlavamo ci sono tantissimi punti, ognuno dei punti ha dentro il proprio laboratorio per mantenere questa qualità di cui Esatto. parlavamo, perché la qualità è la regola d'arte, non ve lo assicuro che è così. Adesso diciamo, abbiamo parlato un po' di gelaterie, di formazione e tutto questo, infatti tantissime persone che vengono ai corsi poi vanno nel mondo a portare l'idea di gelato di Artico, hanno aperto a Miami, hanno aperto in Canada, hanno aperto in tantissimi posti, però
per tornare in Italia, tornare nella gelateria, una domanda che noi facciamo sempre è: se io entro da Artico, entro nella gelateria da Artico qua a Milano in Isola e non so niente di gelato, che gelato devo prendere? Ma io credo che in Artico il pistacchio salato sia il prodotto più identificativo, no? È il prodotto che si vende di più, ma è anche quello che piace di più. Quando li trovate alcuni gusti rappresentativi, quei gusti che hanno fatto un pochettino la rappresentatività di Artico, no? Certo. Zucche amaretti, la crema di carote con mandorle e pistacchi, poi adesso con le varie sfumature, con le varie ricette diverse. Sono tutti dei gusti che abbiamo realizzato, che realizziamo noi, proprio sul posto, quindi certo. Non abbiamo nulla, un po' di zucchero, eccetera. E per quanto riguarda le varie gelaterie, come dicevi giustamente, ogni laboratorio, cioè ogni gelateria ha il suo laboratorio. Ogni laboratorio ha il suo gelatiere. Certo. Ogni gelatiere ha la sua mano. Quindi in Artico, quando voi girate, non andate a cercare lo stesso sapore, lo stesso gusto. Mm. Le varie sfumature fanno parte dell'artigianalità, come dicevamo prima. Un prodotto sempre identico è un prodotto che è nelle mani dell'industria, è molto più brava di noi, lo fa con precisione e non ci scappa. Noi se compriamo le fragole oggi e domani abbiamo due gusti diversi. Certo. No, non li abbiamo uguali. Certamente, infatti alla fine il gelato è bello perché si può giocare tantissimo su diverse cose, però il gelato, quello nostro, quello italiano, che lo vogliamo stressare anche questo, che è veramente un prodotto di tantissima alta qualità che in tutti ci invidiano nel mondo, deve seguire delle regole, però sempre potendoci giocare e mettendo il proprio stampo. Artico, ecco un'altra delle cose che non sapete, probabilmente è che Artico apre 351 giorni l'anno, quindi praticamente lo trovate sempre aperto. L'altra prerogativa, e per me è motivo di orgoglio, non soltanto perché è stata organizzata in un certo modo, e poi è perché abbiamo del personale, specialmente in isola, che è veramente preparato. Noi abbiamo 32 gusti di gelato in vetrina anche quando nevica. Non è che riduciamo, diciamo oggi ne facciamo 18 perché fuori nevica. Questo ci ha consentito nel corso degli anni, probabilmente, perché questa è una valutazione tutto personale, di avere un impatto anche sui delivery piuttosto importante. Cioè io ti chiamo e so che tu comunque sei fornito. È sempre. Cioè non hai riduzione di prodotti, non trovo. Questo poi... Certo, questo... Però fanno parte, come dicevamo prima, sempre dell'identità di Artico, che fanno la differenza. Adesso che abbiamo parlato un po' di, diciamo, questi piccoli scoop, abbiamo visto anche il pistacchio, qua è fondamentale. Per chiudere l'intervista, prima di salutarci, volevo chiederti magari se mi potevi raccontare qualcosa del passato e poi qualche cosa del futuro di Artico. Qualcosa del passato, vabbè, il passato non è... Sono stati momenti bellissimi nel passato di Artico, ma anche del mio professionale. Certo. E quindi l'apertura della gelateria, della prima gelateria, quindi di quella di famiglia, che poi è mia, di mia moglie, con mio suocero che praticamente faceva questo lavoro, cioè l'unico di tutto il gruppo che faceva questo lavoro, copia qualcosa di gelato. Io facevo fotografo, quindi facevo tutt'altro mestiere, a 18 anni. Finito il militare, mi sposo e vado per comprare un negozio di fotografie. Ah, ok. Niente a che vedere con Artico. Niente. Vado a Novate Milanese, mio socio mi diceva, mi accompagno, così almeno, già che siamo lì di fronte, appena aperta una gelateria, e ci beviamo un caffè. Andiamo e il destino vuole che quel negozio è stato venduto il giorno prima. Così io e mia moglie un po' depressi, andiamo a berci un caffè. Il gelataio, a cui mio socio aveva aperto questa gelateria, dice che era un anno che era aperto, che era stanco e che non ce la faceva. Quindi... E mi dice, ma perché non la comprate voi? Cioè quelle piccole decisioni che ti buttano una palla in mezzo e tu dici, guarda che cacchio, cos'è che vuoi? No, allora... Invece, vabbè, 160 milioni, ma sto parlando dell'80. Certo. Poi due ragazzi, vedi, due ragazzi, un po' come te, cioè alla fine un lavoro ce l'avevo, mia moglie pure. La sera andiamo a casa, quasi non ne parliamo, sì, giusto due accenni, ma... E la mattina diciamo, ma perché no?
Cioè, queste decisioni nella vita o li prendi in 5 minuti o se no non fai più niente, perché se ci cominci a pensare a quelli che saranno i rischi a cui vai incontro, al fatto che tu comunque bene o male stai perdendo due posti di lavoro. Vabbè, allora facciamo la svelta a trovarne un altro, non come oggi. Però ecco, questa decisione un po' casuale, un po' il destino che ti porta, e poi tutto il mondo alla fine. Grazie a questa decisione oggi siamo qua a parlare di arte. Esatto, ma non soltanto qui. La cosa bella è quando noi apriamo una gelateria, la gelateria di un nostro corsista, facciamo l'apertura, quindi gli aiutiamo proprio ad organizzare proprio l'apertura, e quando poi vediamo che lavorano per conto loro, noi ce ne andiamo, il fatto di andarsene e vedere un negozio che lavora, che fattura e che produce, quindi è una soddisfazione enorme. Maurizio, io ti vorrei ringraziare, veramente è stato bellissimo parlare di Artico, parlare di nuovo di gelato. Speriamo che a voi sia piaciuta e accendete le notifiche, perché questo è uno dei tanti contenuti sul gelato che faremo. Venite da Artico, assaggiate il loro pistacchio. Grazie di nuovo. E anche il resto. Grazie di nuovo Maurizio, è stato un piacere. Buon gelato. Ciao.